Fare video con il telefono è ormai diventata una pratica molto diffusa. Questo grazie al fatto che lo smartphone è uno strumento leggero, maneggevole, sempre a portata di mano e sempre più performante in termini di qualità dell'immagine. Ma per fare un video ben fatto è importante tenere presente alcuni dettagli. Il primo fra questi è senza dubbio la scelta del telefono. Tra tutti gli smartphone ad oggi in commercio, l'iPhone è sicuramente tra i migliori a livello di fotocamera. Infatti è ottimo sia in fase di ripresa, ma come vedremo, anche di montaggio. Quello che utilizzeremo oggi è un iPhone 7. Come primo passaggio vi consiglio di controllare uno dei parametri più importanti in termini di qualità, ovvero la risoluzione. Nel nostro iPhone 7 andate in impostazioni, alla voce foto e fotocamera. A questo punto vi trovate quattro opzioni. Le voci 720, 1080 e 4K indicano la risoluzione, cioè il numero di pixel che compongono l'immagine, mentre 30 o 60 indicano il frame rate, ovvero i fotogrammi al secondo. Prima di iniziare le riprese, è importante chiarire che cosa volete raccontare. Mettere per iscritto spunti e idee, ad esempio, vi potrà essere di grande aiuto. O, se ve la sentite, potete anche già decidere un elenco delle riprese che pensate di girare. Passiamo ora all'azione. Innanzitutto, assicuratevi di avere la batteria dello smartphone ben carica. Per fare le riprese è preferibile non tenere il telefono in posizione verticale come quando si telefona, ma sfruttarlo proprio come se fosse una telecamera. Quindi tenetelo in posizione orizzontale in modo da sfruttare tutto lo spazio dell'immagine. Al contrario, in caso di riprese verticali, vi trovereste un video lungo e stretto, con due bande nere ai lati, e almeno che non lo vogliate come effetto voluto, è meglio evitarlo e preferire la normale ripresa orizzontale. Ricordatevi di impostare il telefono in modalità aereo quando fate le riprese. Una telefonata improvvisa potrebbe interrompere la registrazione e comunque farvi perdere tempo. Nessuno vi vieta di farvi un video selfie durante le riprese, ma per andare incontro ad una qualità maggiore utilizzate, se possibile, solo la fotocamera posteriore ed evitate quella frontale che si utilizza per i selfie in quanto ha una qualità più bassa. Per mettere a fuoco il più possibile il soggetto inquadrato, toccate con il dito la parte di schermo che vi interessa e la fotocamera, oltre a mettere a fuoco, bilancerà anche l'esposizione, ovvero l'intensità di luce della ripresa. Se volete che il fuoco e l'esposizione rimangano fissi, tenete premuto finché non comparirà la scritta blocco AE AF. Se volete essere più precisi e ve la sentite, potete variare voi l'esposizione della fotocamera in questo modo. Se volete migliorare la qualità del vostro video, l'aggiunta di alcune lenti davanti alla telecamera del telefonino farà il caso vostro. Infatti, si tratta di un aspetto che sicuramente può fare la differenza nella resa del vostro video. In base all'inquadratura che decidete di usare, potete ad esempio scegliere diverse tipologie di lenti, ma parleremo di questo aspetto in un video specifico su utilizzo di luci e lenti. Per ottenere un video gradevole, ma non monotono, cercate di variare nella scelta dell'inquadratura e della vostra posizione rispetto al soggetto. Pensate prima alla ripresa che volete fare, registrate diverse clip di pochi secondi, mantenendo il telefono il più fermo possibile. Quindi ad ogni ripresa cambiate angolazione e inquadratura. Magari fatene una larga, poi una più stretta, una figura intera ed infine un primo piano. Le immagini tremolanti non sono belle da vedere, quindi è bene cercare di stabilizzare il più possibile le riprese. Per fare ciò, tramite un adattatore come questo, potete montare il vostro telefono su un cavalletto per ottenere riprese perfettamente ferme. Volendo, potete anche effettuare dei movimenti orizzontali o verticali, cercando di non essere scattosi ma sempre fluidi. Oppure, potete utilizzare un cavalletto più piccolo e più maneggevole, come questo. Se volete fare delle riprese in movimento, ma stabilizzate, uno strumento davvero interessante è sicuramente il gimbal. In questo caso si tratta del DJI Osmo, che è davvero ottimo. In pratica,
tramite un sistema elettronico in grado di stabilizzare perfettamente le vostre immagini. Grazie a un joystick potete muovere il telefono in orizzontale o in verticale e grazie ad un'app gratuita potete sintonizzare direttamente il telefono al gimbal. Vediamo la differenza nel fare questa ripresa a mano libera e nel farla con il gimbal. Tra gli effetti speciali che potete realizzare con il vostro iPhone, lo slow motion è sicuramente una tecnica molto gradevole che ci consente di rallentare in modo fluido delle riprese video. Prima però di registrare, andiamo a dare un'occhiata alle impostazioni, foto e fotocamera, alla voce registra slow motion. Selezionando l'opzione a 120 frame per secondo, rallenteremo la ripresa di 4 volte. Mentre se volete uno slow motion ancora più rallentato, con il 240 frame per secondo rallenterete la ripresa di 8 volte, quindi il doppio. Una volta fatta questa scelta, entrate nella fotocamera, passate alla modalità slow-mo e premete REC. Come vediamo, l'effetto è davvero molto carino. Tra l'altro, avete la possibilità di andare a modificare successivamente la parte della clip che desiderate sia a velocità normale oppure rallentata. Un altro effetto davvero carino che potete ottenere con il vostro iPhone è il timelapse, che vi consente di vedere in pochi secondi quello che in realtà è avvenuto in un tempo molto più lungo. Per crearlo, passate nella modalità timelapse, poi fate partire la registrazione. Naturalmente, per ottenere un timelapse di diversi secondi, dovrete lasciare il telefono in registrazione per qualche minuto e vedrete che il risultato non sarà affatto male. Per quanto riguarda l'editing su smartphone, iMovie è sicuramente una delle migliori e più conosciute applicazioni. Naturalmente si tratta di un'app disponibile solo per il mondo iOS, ma entriamo nel vivo del nostro montaggio. Se non avete già installato iMovie, potete scaricarlo direttamente da Apple Store. Una volta scaricato, sul menu del nostro iPhone aprite iMovie e create un nuovo progetto. Successivamente avete la possibilità di scegliere tra filmato e trailer. Scegliete filmato. A questo punto non selezionate alcuna clip, ma cliccate direttamente su Crea filmato e si aprirà così la vostra timeline vuota. Cliccate sul simbolo più, grazie alla quale avrete accesso alla libreria composta da video, foto e audio. A questo punto, se cliccate su ciascuna clip, potete ad esempio rivederla. Oppure, se lo ritenete utile, potete modificarne l'in e l'out andando a trimmarla in testa e volendo in coda. Cliccando poi sul simbolo più o facendo doppio clic, la clip si trasferirà direttamente sulla timeline e così potrete poi fare con ciascuna delle altre clip. Una volta importati i video, avete la possibilità di fare diverse operazioni. Se clicchiamo su una clip, ad esempio, vediamo che compariranno alcuni simboli nella parte bassa dello schermo. Con la prima icona delle forbici, sulla destra compare tra le altre la voce Dividi. Si tratta di uno dei comandi che utilizzerete di più, perché grazie a questo potrete andare a fare un taglio in corrispondenza del cursore e quindi ad esempio decidere di eliminare una porzione di clip appunto con il simbolo elimina oppure per aggiungere delle transizioni. Tra un taglio e l'altro, cliccando tra le due clip, avete la possibilità di inserire diverse tipologie di dissolvenza. Le altre due voci che potete notare sono Separa, con la quale andate a separare la traccia audio rendendola indipendente dal video, oppure Duplica, con il quale potete appunto duplicare una clip. Scorriamo velocemente gli altri comandi principali. Ad esempio, cliccando il simbolo dell'orologio,
avremo la possibilità, in corrispondenza del cursore, di creare un fermo immagine, di cui poi potremo modificarne la lunghezza, oppure, tramite il cursore, compreso tra i simboli della tartaruga e della lepre, potrete appunto rallentare o velocizzare la clip. L'icona dell'audio, come potete intuire, vi permette di alzare o diminuire il volume di ogni singola clip. L'icona T, invece, vi permette di inserire dei titoli, argomento che affronteremo più tardi, mentre con la quinta icona potete effettuare una rapida ma funzionale color correction, aggiungendo dei filtri che andranno a variare lo stile cromatico della vostra clip. Ma torniamo un attimo alla funzione Dividi. Effettuando dei tagli, avete infatti la possibilità di agire solo su una singola parte del video. Quindi, ad esempio, potete zoomare sull'immagine cliccando sull'icona della lente di ingrandimento o inserire un filtro solo su una certa porzione della clip. Tra le altre cose interessanti che potete fare con iMovie, vi è la possibilità di sovrapporre una seconda traccia video alla prima. Se andate nella libreria e cliccate sulla clip che volete inserire, apparirà un menu con diverse opzioni. Cliccando la prima icona, non farete altro che andare a sovrapporre in corrispondenza del cursore la clip selezionata sopra a quella già esistente. Se selezionate appunto questa seconda clip, noterete un nuovo simbolo in basso a sinistra. Cliccandolo, potrete scegliere tra alcuni diversi stili di sovrapposizione. Potrete decidere di sovrapporre la clip come picture in picture, quindi spostare la finestra dove preferite o addirittura ridimensionare l'immagine. Oppure potete decidere di affiancare i due video verticalmente o ancora orizzontalmente, scegliendo in che ordine posizionarli. A questo punto, conoscendo un po' tutte le principali funzioni di iMovie, procedete al vero e proprio montaggio. Quindi scegliete le clip migliori o comunque che vi piacciono di più, scegliete in che ordine posizionarle e andate ad effettuare dei tagli laddove lo riteniate necessario, fino all'ottenimento di un montato che vi soddisfi. A questo punto abbiamo terminato il montaggio delle immagini, quindi possiamo andare ad inserire un titolo al nostro filmato. Il titolo viene inserito in automatico da taglio a taglio, quindi sappiate che la durata del titolo sarà quella della porzione di video in cui lo inserirete. Se invece volete inserire il titolo su fondo nero, la cosa più rapida che potete fare è scattare all'istante una fotografia oscurando la fotocamera. Quindi uscite un attimo da iMovie e scattate una foto su fondo nero. Rientrate in iMovie e andate ad importare dalla cartella foto l'immagine che avete generato, inserendola sulla timeline. Su questo fondo nero potrete così sovrapporre un titolo iniziale. E per finire, come dimenticare una buona colonna sonora per il vostro video? Per inserire una musica potete utilizzare uno dei brani che iMovie vi mette a disposizione, oppure potete scaricarlo dal web. Per farlo è molto comoda l'applicazione iFiles Organizer, da cui potete inserire il link del brano di vostro interesse e scaricarlo direttamente da YouTube. Scegliete possibilmente musica senza copyright, andate sul brano di vostro interesse, poi fate copia, tornate su iFiles, incollate il link e scaricate il brano. Una volta fatto questo, selezionate l'opzione Open in iMovie e, come potete vedere, il brano apparirà direttamente sulla timeline. Ultima cosa utile che potete fare è andare sul simbolo dell'ingranaggio e attivare le voci dissolvenza dal nero e dissolvenza in uscita al nero, in modo che il vostro video inizi e finisca in modo dolce e non brusco.
ottimo lavoro! Se il risultato vi convince, non vi rimane altro che esportare il vostro video per poterlo condividere su YouTube, WhatsApp o inviarlo via mail. Quindi uscite dal progetto, poi selezionate il simbolo del rettangolo con la freccia in su e come vedete potete anche decidere di condividerlo immediatamente su Facebook, Vimeo o YouTube. O altrimenti potete selezionare Salva Video, scegliere il formato che desiderate e così creare un file del vostro lavoro. In conclusione, abbiamo visto come sia tutto sommato semplice girare e montare un video con il nostro iPhone. Quelli che abbiamo visto sono i primi passi per ottenere un risultato dignitoso, ma sono ancora molti gli accorgimenti che si possono adottare per migliorare ulteriormente la resa dei nostri video e renderli sempre più professionali.